Ciao a tutti, sono tornata con un nuovo video. Oggi sono qua con la seconda recensione di fila su questo canale. Meraviglioso quanto sto diventando brava. Oggi sono qui per parlarvi di un fantasy che ho letto recentemente e che ho adorato tantissimo. Infatti, è un fantasy che io boh, ho già con cui ho già stressato praticamente tutti i miei amici e mi mancava solo di parlarne sul canale, quindi non vedevo l'ora. Oggi vi andrò a parlare di Emma, un dark fantasy che mi arriva da parte della Dark Zone Editore e l'autrice è Francesca Pace. Ora, io non ho la copia cartacea di questo libro, quindi vi lascerò la copertina qua da qualche parte, non so da che lato dello schermo, e così potrete vederla. Ma presto lo comprerò cartaceo, quindi sicuramente lo vedrete in uno dei miei prossimi book haul, appena il corriere si degnerà di presentarsi alla mia porta. Però sì, lo vedrete perché lo comprerò assolutamente cartaceo. Parentesi a parte, cominciamo subito con la trama, perché se non cominciamo dalla trama, non cominceremo mai più. Allora, oggi la nostra protagonista, come avrete potuto decisamente intuire da parte del titolo, si chiama Emma. Emma è una ragazza molto semplice. L'autrice ce la descrive come una persona semplice, dai tratti comunque tranquilli e con niente di speciale. Vive a Zurigo insieme all'amica Serena e ad altri due amici, Dim. Credo sia l'abbreviazione di Dimitri, se non sbaglio, penso di essermelo sognato, ma non credo, e Marta, due ragazzi con cui lei, diciamo, condivide, diciamo, le sue giornate. Questi amici un giorno decidono, visto che Emma sta cominciando a vivere un periodo di stress e inizia ad avere delle, diciamo, le iniziano a succedere delle cose, diciamo, poco normali. Decidono di andare a fare un viaggio per il suo compleanno e arrivano in questo bellissimo posto, a Praga, se non sbaglio, dove c'è questa enorme villa dove lei si ritroverà lì con i suoi amici per passare una vacanza tranquilla. Mentre si trova lì, comunque queste sue, diciamo, visioni o questo suo stress si fa sempre più forte, si fa sempre più sentire e cominciano a succedere degli avvenimenti particolari, come per esempio il fatto che una sera, mentre stanno tornando a casa, vengono attaccati da un branco di animali selvatici e il suo amico Dim si trasforma anche lui in una specie di animale selvatico per riuscire a difendere le amiche, e Emma ha questo istinto che lei non ha mai sentito prima di sapere cosa fare in questa certa situazione. Vabbè, dopo averti girato intorno, Emma viene a scoprire che lei sta vivendo, ha sempre vissuto con due streghe, quindi le sue due amiche, e un vampiro, appunto Dim è un vampiro. Scopre che lei è una delle creature più importanti e più forti perché lei è metà vampiro e metà strega. E ok, quindi sì. Una volta scoperto la sua vera natura, nella storia compare anche un altro personaggio che si chiama Gabriel, un ragazzo, il bello e tenebroso della storia, che è veramente molto bello da quello che ha descritto l'autrice, un ragazzo che conosce Emma praticamente da sempre, è un vampiro anche lui e l'aiuterà appunto in questo suo passaggio di trasformazione, prima in vampiro poi in strega. Però il problema è che se non c'è un problema di fondo non esiste la storia. Gabriel, aiutando Emma e standole così vicino, però si porta dietro dei, diciamo, dei vecchi scheletri del passato che temono e non vogliono Emma, quindi faranno di tutto per cercare di allontanare i due, ma al tempo stesso distruggere la ragazza e distruggere anche i suoi amici. Quindi noi seguiremo la storia in questo primo volume del passaggio di Emma da persona normale a essere, da persona normale a questo qualcos'altro, e appunto quello che farà lei, come si muoverà per riuscire a sconfiggere questa minaccia. Ora, come storia, appunto, come avete potuto intuire, è molto molto classica, molto molto semplice. Io ho letto tanti fantasy nella mia vita e sapete quanto sono selettiva quando ne parlo, perché odio i cliché, odio i fantasy tutti uguali e vi posso garantire che questo è uno dei fantasy migliori che abbia mai letto, soprattutto perché è stato scritto da parte di un'autrice italiana. Ho adorato tantissimo, come prima cosa, l'idea della trama. È molto semplice, molto basica, perché alla fin fine è una trama lineare, che comincia in maniera molto semplice, quindi la trama sarà molto semplice e poi si andrà piano piano ad intricare. Il mio primo impatto è stato lo shock del vedere uno stile di scrittura così fluido,
fresco e senza troppe descrizioni. Ora vi spiego, io arrivavo da una lettura di Christine, La macchina infernale e Lord of Shadow. Ora, per quanto io ami Cassandra Clare e per quanto mi stia piacendo quel libro, Christine, sono due libri stradescrittivi e io avevo proprio... No, io faccio fatica con i libri descrittivi, faccio fatica a leggere e a scrivere le descrizioni, a fare descrizioni. Quindi ho trovato questo libro con uno stile molto più veloce, molto più fresco, molto dialogato e sì, con delle descrizioni, perché ci sono le descrizioni giuste nei momenti giusti, che hanno reso proprio la lettura fresca, veloce, piacevole. Ci ho messo 2 giorni a leggere questo libro, è stato meraviglioso. Quindi ho subito adorato questo stile dell'autrice, ma soprattutto mi è piaciuto molto il fatto che lei abbia tolto tutti i cliché, tutte le cose che non piacciono, tutte quelle cose che ti fanno scendere la voglia di leggere e che io detesto, che si trovano in tutti i fantasy nuovi di adesso. Infatti non c'è un cliché, non c'è un io sono più importante di te perché sì, perché ho lo schizzo di essere più importante di te. Oppure quel fatto della protagonista stupida. Sono tutti personaggi molto ben studiati e molto, molto curati e tutti diversi tra loro. Cioè c'è una differenza tra i personaggi veramente meravigliosa e sembra proprio di vedere delle persone, dei... Sembra che lei abbia preso dei caratteri di persone vere e li abbia messi dentro questi personaggi, ed è una cosa meravigliosa. Curati al massimo tutto, l'ambientazione, le scene, la storia. Il fatto di queste due amiche che sono due streghe, lei ti dice anche di che cosa sono streghe, tipo della natura, della terra, e ti spiega qualcosa in più. Ti spiega qualcosa in più anche riguardo al... La trasformazione che avviene in Emma e quando diventa un vampiro, ed è stato molto interessante da leggere, perché di solito gli autori tendono, secondo me, a passarla velocemente quella parte. E invece lei se ne è soffermata, l'ho trovato molto 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 bello e molto 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 piacevole, soprattutto perché c'era proprio quella cura che di solito molti autori, quando scrivono dei libri molto lunghi, tendono a perdere. E infatti il libro non è troppo lungo, si legge veramente in poco tempo, riesce a racchiudere una storia meravigliosa. Ho amato tantissimo l'ambientazione, ho amato le descrizioni, ho amato come ha sviluppato la storia, piena di colpi di scena, e non, quando non ci sono colpi di scena, c'erano comunque quelle scene più semplici, ma che comunque erano meravigliose. E ho amato il fatto, questa è una cosa che ho sentito molto, cioè che lei ha cura, di solito... Io ci ho pensato, si cura molto il rapporto tra i due protagonisti e la storia d'amore tra questi due protagonisti. L'autrice ha curato, sì, la storia d'amore tra i due protagonisti, cioè tra i due ragazzi, perché non c'è un vero e proprio protagonista oltre ad Emma, hanno tutti lo stesso livello di importanza, ma soprattutto ha curato l'amicizia che lega Emma e Serena. Ed è stata una cosa meravigliosa, secondo me. Io non ho mai letto un libro dove sia stata curata così tanto l'amicizia all'interno di un libro, soprattutto in un fantasy di questo tipo, e è stato veramente bellissimo. Era proprio, diciamo, un qualcosa di nuovo che mi ha completamente scioccato e mi ha fatto molto 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 piacere. È stato molto divertente anche perché l'autrice ha inserito tante di quelle, diciamo, battutine e frasi divertenti che rendono la storia molto più scorrevole, molto più piacevole. Non ai livelli della Cacciatrice della Notte, che lì sono più battute sarcastiche, ma erano battute proprio divertenti, cioè io ho proprio riso e al tempo stesso c'erano quelle cose che mi hanno fatto dire che carini! È bellissimo, è un libro che mi è piaciuto da matti. Ho adorato, ha messo le scene giuste al momento giusto, le frasi giuste al momento giusto e non c'erano 1200 descrizioni lunghe e eterne. Quelle descrizioni che ci sono ti fanno venire in mente subito cosa lei ti vuole dimostrare, cosa lei ti vuole portare e poi ti lascia tutta l'immaginazione portandoti avanti con la storia ed è bellissimo. Io ho adorato tantissimo questo libro, ve lo consiglio da morire, è proprio un gran bel fantasy, io... Non vedo l'ora di andare avanti e leggere anche i due seguiti, perché se non sbaglio è una trilogia e non vedo assolutamente l'ora di poter andare avanti, perché boh, penso questo libro me lo comprerò cartaceo, anzi ne sono veramente sicura perché lo devo avere in casa cartaceo. Infatti se vi interessa vi lascio nell'info box il link per andare su Amazon per darci un'occhiata sia per comprare l'ebook che il cartaceo.
perché ne vale la pena, ve lo dico io che ne vale la pena assolutamente. E niente, quindi questo è tutto, questi appunto, niente, quindi sono tre libri, è una trilogia con degli spin-off, se non sbaglio, se ho sbagliato adesso poi ve lo scrivo da qualche parte. E io ve la consiglio da matti, e soprattutto perché è di un'autrice italiana, cioè trovare un'autrice italiana che scrive fantasy, un fantasy tra l'altro un dark fantasy, che è uno stile ancora un po' più di nicchia del fantasy, secondo me. Così bene, è veramente una meraviglia. Io ve lo consiglio tantissimo, anche perché è una lettura che si fa in 2 giorni, 3 giorni al massimo, è bellissimo. L'ho recensito questo libro anche sul blog, se volete andarci a dare un'occhiata, così che non vi perdete tutte le recensioni, perché tutte le recensioni di solito che non escono qui, escono sul blog. Niente, quindi questo è tutto, spero questo video vi sia piaciuto, spero di avervi convinto, e anche perché l'ebook credo costi 1,99 euro, una cosa del genere, quindi al massimo potete comprare quello che non costa niente, vi fate un'idea. E spero il video vi sia piaciuto e noi ci rivediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!